Mister, domani si chiude il girone di andata con un grandissimo big match. Come sono le vostre sensazioni? Beh, è una bella partita, per fortuna abbiamo vinto, domenica, quindi ci portiamo più certezze. I ragazzi li ho visti abbastanza carichi dopo la vittoria, dobbiamo tornare a pensare in positivo, incontriamo la seconda in classifica, una squadra forte, una squadra organizzata bene e quindi le sensazioni sono andare a fare giustamente una partita, una battaglia importante come deve essere la partita stessa. Il risultato di questa gara può cambiare il giudizio sul percorso del Campodarsico in questa prima metà di stagione, o comunque vada, secondo te, si può già fare una valutazione? No, le valutazioni si fanno alla fine, il campionato è lungo, abbiamo visto anche l'anno scorso che tipo di rincorsa c'è stata poi a fine campionato, tutto può cambiare sempre, continuamente, quindi le squadre sono organizzate, bisognerà essere presenti su ogni partita perché i conti si fanno sempre alla fine, quindi ci mancano qualche punto, ma credo come mancano le altre squadre. Effettivamente l'anno scorso abbiamo girato a 29. E se pensate che l'anno scorso abbiamo girato a 29 ed eravamo terzi e quarti in classifica, quest'anno con 29 punti si è primi, quindi già il campionato si è alzato di livello in maniera importante, di conseguenza dobbiamo essere presenti su ogni partita, stiamo cambiando pelle, quindi dobbiamo essere bravi a sopportare questa ultima partita, poi avremo tutta la sosta per lavorare anche con i nuovi innesti in maniera importante. La Driese è una delle squadre più in forma del momento. Che partite, che avversario ti aspetti? È una delle squadre più in forma, è una squadra che ha fatto come noi in maniera altalenante, fino a 3-4 domeniche fa erano dietro, adesso sono davanti, questa la dice lunga su che tipo di campionato è. Mi aspetto una partita difficile, una partita tosta, anche di qualità perché giocano molto bene al calcio, quindi sappiamo benissimo che tipo di avversario abbiamo, però tutto dipende sempre da noi. Noi abbiamo delle capacità, abbiamo delle individualità e dei principi di gioco che ci possono permettere di garantire sempre le partite in maniera importante quando lo facciamo in maniera giusta e in maniera collettiva. E quindi secondo me mi aspetto una bella partita da entrambe le squadre. La vittoria su Villafranca vi ha restituito qualcosa che avevate perso? Ma a livello morale sicuramente, quando si vince si è tutti più contenti, però ho visto una squadra dagli occhi giusti, come gli ho detto in settimana, abbiamo vinto 30-35 duelli durante la partita, questo è fondamentale per vincerle, se l'avessimo fatto effettivamente sulle partite dove abbiamo un po' tentennato avremmo portato a casa qualcosa di più. Quindi questa caratteristica l'abbiamo recuperata, non bisogna più mollarla ed è una cosa molto fondamentale per il campionato. Con che spirito deve scendere in campo la squadra domani? Combattivo, combattivo, partita giusta, tosta, credo che non ci sia partita migliore, giochiamo contro la seconda classifica, va rispettata, è una squadra forte, quindi abbiamo l'intenzione di andare, a far male, di andare con le nostre idee, di andare in campo, sapendo che dobbiamo rispettare l'avversario in maniera importante, senza concedere nulla e cercando soprattutto di buttare dentro quelle che sono le nostre idee, i nostri principi, perché sicuramente ci possono garantire una fase offensiva importante. Secondo te, quindi, che cosa farà la differenza nella gara di domani? Ma intanto è una gara anche per loro difficile, la differenza la fanno i singoli giocatori, noi allenatori arriviamo fino a un certo punto, poi l'invenzione di qualcuno, loro hanno giocatori che possono farlo, noi abbiamo giocatori che possono farlo, quindi al di là della struttura tattica, tecnica che gli allenatori mettono in campo, poi la fame dei giocatori, il singolo episodio fa sempre sì che la partita e il risultato si sposta da una parte all'altra. E io credo che i nostri giocatori, come i loro giocatori, siano pronti a questo e sono proprio curioso di vedere i nostri ragazzi domani in campo.